Presidente Paris, prima di domandarle in merito alla partita di domenica contro il Pineto, volevo chiederle per il differimento dei 12 mesi dalla firma di presidente dell'Avezzano Calcio. Ma Cosa. guarda Giuseppe, il caso di Colombo, io parlo sempre delle mestruazioni di Colombo, un giocatore a cui viene data la possibilità nel dicembre 2016 di vestire la maglia bianco-verde. Viene fatto un accordo legato al professionismo con un'associazione e ovviamente il mio errore è stato quello di metterci la faccia, ma da Colombo non ho preso un euro, ho svincolato il ragazzo gratis, la società invece, come ben tutti sanno, ha diritto a A prendere cedere le l'avviso. prestazioni dei giocatori a titolo oneroso, come facciamo abitualmente all'inizio o a metà stagione quando c'è la riapertura del calciomercato. Quindi mi dispiace che un giocatore al quale è stata data l'opportunità si sia permesso di fare una cosa del genere. Un giocatore che è stato pagato dal primo all'ultimo euro, tanto che anche in questo provvedimento si dà atto che l'Avezzano Calcio ha ottenuto la quietanza di tutte quelle che erano le mensilità del giocatore. Al di là di questo, penso alla partita di domenica, Avezzano che si reca a Pineto per cercare di chiudere subito il discorso terzo posto, la matematica che ci consentirebbe di lavorare già da subito nella programmazione dei playoff, in particolare dei playoff in casa, il 13 di maggio, in quella che è la gara di semifinale. Contro il Pineto potrebbe essere una sorta di anteprima dei playoff stessi, quindi anteprima di questa semifinale. Mi auguro che la squadra riesca a dare ancora dimostrazione di quello che ha fatto finora e spero che appunto questo accada nei prossimi 90 minuti in modo tale che faremo capire che probabilmente all'inizio della stagione, quando dicevo che l'Avezzano Calcio era la squadra più forte di questo girone, probabilmente non mi sbagliavo. Presidente, abbiamo visto anche le due nuove iniziative che stiamo riproponendo, quindi il biglietto a 3 euro contro la matematica e le scuole elementari e medie con ingresso gratuito. Volevamo, ecco, complimentarci con lei per quello che sta facendo sia per la popolazione avezzanese che per la società, perché stiamo dando molto risalto alla squadra in questo modo. Beh, abbiamo raggiunto il massimo livello da 8 anni a questa parte, mai raggiunto finora in questa mia lunga gestione e mi auguro, insomma, che potremo continuare in tal senso. Le due iniziative sono volte a migliorare l'affluenza allo stadio. Lo stadio gratis ai bambini fino ai 12 anni e poi anche all'ultimo anno di scuola media è importante perché ci fa creare anche quello che sarà lo spettatore del futuro. Per quanto riguarda la curva a 3 euro, la curva è l'anima, il dodicesimo, e quindi la squadra ha bisogno di avere un aiuto per 90 minuti con cori, sfottò nei confronti dell'avversario e della tifoseria avversaria, e quindi questo secondo me fa da trait d'union per puntare sempre più in alto e mi auguro che i ragazzi con Capitan Minna in testa a tutti siano in grado di sfoderare le prestazioni che ci aspettiamo in questo che spero appunto sia un rush finale da vivere col sorriso, tanta tensione, ma spero alla fine al 91esimo col sorriso.